Rassegna stampa di oggi, 3 aprile 2018. Cari amici, questa è la prima edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saius e Pianeta Oggi TV. Terrorismo, blog Movimento 5 Stelle scrivono misure giuridiche tradizionali sono da rivedere. Lo scrivo sul blog delle stelle Paola Giannetakis, candidato ministro dell'Interno del Movimento 5 Stelle. Il terrorismo homegrown rappresenta una crescente minaccia per la nostra sicurezza e si legge aumenta di riflesso ed in risposta sia al cambiamento degli scenari internazionali. Morte in culla, individuata una causa genetica della sindrome e quanto emerge da uno studio inglese e statunitense pubblicato sulla rivista The Lancet. La patologia è la principale causa di morte post-neonatale nelle nazioni ad alto reddito. La ricerca ha esaminato la prevalenza di mutazioni del gene SCN4A. Agrigento, uomo ucciso a colpi di pistola, era stato condannato all'ergastolo. Nel febbraio scorso la Corte di Assise di Agrigento aveva condannato al fine pena, mai insomma, Angelo Carità, imprenditore agricolo dedicato, accusato di aver ammazzato un conoscente. L'uomo era da poco salito sulla sua automobile in una strada di campagna quando è stato raggiunto dal killer che lo ha assassinato. Vicenza, coppia di ex soldati USA trovati morti in casa, ipotesi omicidio-suicidio. A fare la scoperta è stato il prete del comando USA, insospettito della mancata risposta alle sue telefonate. Il sacerdote ha detto che l'uomo era depresso da tempo e per questo stava cercando di essergli particolarmente vicino. Mantova, Palazzo Ducale chiuso nel giorno di Pasquetta, mancano i custodi. Il lunedì è il giorno di chiusura della Reggia dei Gonzaga, quindi i lavoratori avrebbero dovuto decidere volontariamente di essere disponibili. Erano disponibili meno della metà delle persone necessarie per garantire l'apertura. Il direttore Asman alla Gazzetta di Mantova ha detto: mia libertà di movimento limitata dalla normativa italiana. Cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saius e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.